frame and no base. Who you gonna call? Ghostbusters! Gold Basket numero 10, siamo ritornati a casa della Pallacanestro Trapani, siamo al Palo Origa. Siccome ormai stiamo conoscendo via via un po' tutti e le ultime puntate avevamo un po' alzato l'età, cominciamo a scendere per fortuna, perché oggi sono in compagnia di Lorenzo Bartoli. Ciao Lorenzo. Ciao a tutti, è un piacere essere alla trasmissione di Gold Basket e niente, è un piacere anche fare due chiacchiere con te, Stefania. La gentilezza è assolutamente una cosa che a me piace tantissimo. Vabbè, ma cominciamo a parlare di Lorenzo. Milano, 24 aprile 1994, quest'anno fa 20 anni. È una bella responsabilità. Ovviamente l'età che ha anche dei cioè non è solamente un'età in cui cioè sei giovane, ma devi cominciare a prenderti le tue responsabilità e cominci ad affrontare il mondo dei grandi, tra virgolette. Quindi è un bel piacere, ma anche un bel onere. Sì. Esatto. Allora, a Milano hai fatto il liceo linguistico, no? Diplomato, eccetera, eccetera, però una grandissima passione ti porta ad andare così tanti chilometri, quasi 1800, lontano da casa. Lorenzo Bartoli si appassiona di pallacanestro quando? Guarda, da piccolo mio padre ha giocato più di 20 anni a pallacanestro, quindi fin da piccolo mi ha messo la palla a spicchi in mano e andavamo al campetto, e soprattutto anche grazie a mia sorella si gioca a basket, perché ha iniziato lei. Io ho seguito lei inizialmente e sono andato a giocare nella sua società, che era una buona società di Milano che adesso milita in Lega 2, però a livello maschile non era un granché, era un oratorio, e poi mi hanno chiamato in selezione provinciale e successivamente a fare un provino per l'Olimpia, e poi ho fatto tutta la trafila delle giovanili in Olimpia e niente, adesso sono qua ed è una bella esperienza, dai. Prima di arrivare a farci raccontare da Lorenzo quell'esperienza che lui ha appena accennato, cioè le giovanili, che poi sono a sentir dire insomma da tutti i giocatori che abbiamo conosciuto, quelle esperienze che ti rimangono per tutta la vita, andiamo a vedere invece cos'è successo domenica sul campo, anzi sul parquet di Imola, negli highlights montati da Andrea Franco. Gold Basket! Gold Basket! So beat it, just beat it. You better run, you better run.
Rientriamo, siamo ancora qui al Palailio, dietro di me si stanno allenando i bambini, quindi è l'orario del mini basket. Ovviamente noi siamo registrati, non è un segreto, quindi Lorenzo si è appena svegliato. Forse è una fortuna, dai. Ti sei appena svegliato, dillo. Ti ho rubato il riposo. In realtà sì, però da poco, dai. Quindi mi perdonerà, vabbè. Ok, andiamo a raccontare. Lui poco fa ha accennato, insomma, alle sue giovanili all'Olimpia e dicevo appunto che molti giocatori, quando raccontano la loro carriera, si soffermano particolarmente a raccontarci delle giovanili. Che esperienza è stata la tua? Super, una bellissima esperienza, perché a Milano ho passato veramente dei begli anni, soprattutto vabbè, dall'inizio quando mi hanno scelto fino all'ultimo anno di Under 19, passando per una sfortuna che però, nel senso che è venuto a mancare un allenatore nelle giovanili e tutti lo ricordano con grande affetto. L'allenatore che è mancato, che ho avuto durante l'Under 14, però per il resto è stata un'esperienza bellissima, fatta di amicizie che ancora adesso durano e in cui ho imparato tanto, soprattutto anche se vuoi come comportarsi al di fuori della pallacanestro, non solo in campo ma anche fuori dal campo, e secondo me questo è importante. Torniamo, Lorenzo, a questo campionato. Praticamente succede che ti arriva una telefonata e ti dicono: oh, guarda, Lino Lardo ti vuole a Trapani. Mi ha chiamato Lino quest'estate, inizio agosto, e io non me l'aspettavo assolutamente. Mi ha chiesto se volevo essere dei nostri, cioè del Trapani, e io ho subito detto di sì. E questa cosa qua mi ha sorpreso e anche inorgoglito. Tra l'altro io ho cominciato proprio con lui quando, cioè nel senso, durante il provino per l'Armani, che avevo 12 anni. Lui era all'Olimpia e ci fece questo discorso di in bocca al lupo, così, e quindi è stato anche un piacere rincontrarlo qua a Trapani. Se vuoi anche uno scherzo del destino. Si era ricordato di te probabilmente. Ah, non lo so, è improbabile, però è bello, cioè io me lo ricordavo perché era all'Olimpia, sì, prima finale con l'Olimpia, comunque tutti se lo ricordano. E niente, è stato un piacere accettare di venire qua. A proposito di bei ricordi, ci sono soprattutto anche delle belle azioni e noi andiamo a vedere le 10 di quell'ultima giornata di campionato. Go Basket! Basile la dà per Fernandese, alley-oop! E poi la recuperata ancora di Sandri, che può andare a concludere. Inschiacciata Daniele Sandri! Vale. Eccolo qui che riceve spallacanestro, c'è un contatto, anche il canestro! Intanto Will Harris batte la difesa in maniera e non si discute. Qui intanto bello scarico per Harris. Hollis, prendetela bene, va a schiacciare. Intanto Alex Young, la schiacciata. Saccaggi prende il pallone, si alza da lontanissimo, bomba! Saccaggi sulla sirena, pazzesco, esplode il palafiera.
Siamo arrivati alla firma di Lorenzo Bartoli qui a Trapani. Arrivi anche in squadra con alcuni giovani. Quando si sente parlare in giro dei giovani della pallacanestro Trapani, si sente dire sempre giovani molto promettenti, addirittura quasi pronti. Stiamo parlando anche di Bossi, di Tabbi, insomma dei nomi che si conoscono nel panorama giovanile italiano. Naturalmente anche il tuo, Lorenzo. Come ti sei trovato con loro? Sono trovato subito bene. Noi condividiamo una casa, siamo assieme in appartamento e sia in campo che fuori dal campo ci troviamo veramente bene, usciamo dopo le partite a mangiare, scherziamo, cioè comunque non è scontato alla fine che uno si trovi bene con i propri compagni di squadra, invece mi sono trovato proprio bene. E invece per quanto riguarda i senatori della squadra, sì, intanto dietro possono arrivarci anche delle pallonate, te lo dico, ogni volta che lo dico ci arrivano, sì, esatto. Parliamo invece dei senatori, tante volte il ruolo del giovane all'interno di una squadra non è semplicissimo, c'è chi porta l'acqua e te non ti tocca portare l'acqua. No, fortunatamente no, però no, qua il gruppo è super, perché quando giochi a livello senior ti può capitare anche che qualche senatore o qualche giocatore più anziano possa anche rompere un po' le scatole, però qui sono tutti super, a partire dal capitano, ma anche quelli che sono anche, hanno un po' più di esperienza, si comportano benissimo con noi giovani e anzi, cioè, ci servono da esempio e ci insegnano tanto. E ci divertiamo tanto anche con loro, non fanno gruppo a sé, ma abbiamo creato un bel gruppo alla fine e sono contento. Tu devi sapere che Gianluca Tartamella, che sicuramente conoscerai, ogni settimana prende spunto da qualcosa, da qualcuno, insomma, per offrirci le sue riflessioni. Questa settimana ha preso spunto da qualcuno, non ve lo anticipo, andiamola a vedere. Gold Basket! Nelson, il nome altisonante e rimanda immediatamente alla storia, a quell'ammiraglio britannico che nell'Ottocento sconfisse Napoleone e salvò l'Inghilterra, e il piglio del guerriero, l'indole del condottiero, il nostro Nelson Rizzitiello ce l'ha, poco ma sicuro. Dal suo nome di battesimo un paragone ed un soprannome che neanche a cercarne con la fantasia se ne troverebbero di più calzanti. Già, perché l'ammiraglio Granata Nelson ha ormai insegnato da 2 anni ai tifosi trapanesi cosa vuol dire essere un leader, autorevole e silenzioso al tempo stesso. E soprattutto ha spiegato con i fatti cosa significa mettersi al servizio della squadra, essere disposti a fare la cosa giusta per il gruppo prima che per se stessi. Un modello, come il celebre militare con il quale condivide nome e tempra, un atleta che a Trapani ha avuto l'intelligenza di evolversi cestisticamente in maniera sostanziale. L'anno scorso in DNB era arrivato come terminale offensivo numero 1, pericolo pubblico per le difese avversarie, attaccante sulle cui spalle pesavano tante delle speranze trapanesi di promozione. Salto di categoria che è effettivamente arrivato, in formula doppia, grazie al regalo della società, fino al Deco Gold. E quando si pensava a come costruire una nuova squadra, quest'estate, il direttore sportivo Francesco Lima ha avuto una grande intuizione, confermando Luca Iannes e proprio Nelson Rizzitiello. Nuovo progetto Granata e piccola, grande differenza nel ruolo che Nelson avrebbe dovuto ricoprire. Un lavoro enorme necessario per realizzarla, consentito dalla maestria di Lino Lardo, senza dubbio, ma almeno altrettanto dalle spiccate doti di abnegazione proprio di Rizzitiello. Non più quintetto sulla carta, meno tiri, meno responsabilità in attacco e passaggio dal ruolo di realizzatore a quello nuovo di tiratore puro. Questo è oggi l'ammiraglio, un attaccante di razza che conserva il suo grande talento offensivo, avendolo però canalizzato per la squadra, ma soprattutto un professionista che ha sposato le idee del suo allenatore ed ha iniziato a concentrare sempre più energia sulla difesa, diventando uno spaventoso mastino abile ad aggredire sia gli esterni sia le ali avversarie.
fondamentale perché cambia le partite, Nelson, dando punti dalla panchina, ma ancor più permettendo diverse variazioni tattiche a Lino Lardo, che lo fa giocare, spesso e volentieri, anche da finto lungo. Un 4 atipico che punisce le difese avversarie da fuori con le sue mani fatate e non subisce fisicamente i pivot avversari in difesa. In poche parole, un atleta che è partito come bombardiere e finisce per rappresentare l'elemento versatile capace di alterare gli equilibri. Del resto, tutti vogliono vincere e i giocatori intelligenti sono disposti a trovare la gloria anche tramite il sacrificio. Chi meglio per dimostrare questo concetto di un combattente vero? Nelson Rizzitiello, l'ammiraglio dal cuore granata. E questo era Gianluca Tartamella nel suo servizio, naturalmente questo era Nelson Rizzitiello. Due parole per Nelson Rizzitiello, l'ammiraglio. È simpatico prima di tutto, fa sempre ridere. Cioè, io ce l'ho come compagno di spogliatoio e non fa mai mancare una battuta, un momento magari anche in momenti in cui magari c'è da... Non da essere tristi, però che magari sia un po' giù, lui è sempre lì pronto a darti una mano, a farti ridere, a sdrammatizzare, che quello è importante. E poi in campo ti dà sempre un consiglio giusto e fa valere la sua esperienza che ha, cioè nel senso... Mi è venuto in mente un giochino malefico, adesso diamo un aggettivo ad ognuno dei tuoi compagni, ok? Cominciamo dal capitano, da Luca Yanes. Esperto e playboy. Eccola, sarà contento Luca. Continuiamo, vabbè, Nelson abbiamo fatto, Giancarlo Ferrer. Talentuoso e un bravo cuoco soprattutto, perché ieri ci ha invitato a casa sua, ha cucinato e sa anche cucinare, quindi talentuoso. Lo proponiamo a MasterChef, che è uno dei suoi programmi preferiti. Andiamo avanti, siamo... Ah, Patrick Baldassarre. Patrick è un grande amico e secondo me potrei dargli l'aggettivo di feroce, perché in campo secondo me lui è da veramente tutto e anche fuori dal campo vive la vita in maniera feroce, cioè aggredisce la vita. Bello. Robert Lowery. Lui è stravagante secondo me, perché ha un gran talento e sia in campo sia fuori dal campo è stravagante, nel senso non dico strano, però è particolare, bravo. Kelvin Parker. Kelvin Parker è razionale secondo me tutto quello che fa, cioè sia in campo spiega il minimo movimento che ha fatto, perché l'ha fatto, e anche fuori dal campo. E tra l'altro un grandissimo mimo, sa a imitare tutti quanti in squadra, sia in campo, sia per quello che uno fa in campo, sia fuori dal campo. È vero. E fa molto ridere. E ci abbiamo le prove, ma questa è una cosa che resterà all'interno della redazione di Telesud. Chi mi manca? Vabbè, Tabby. Tabby è simpatico e verace, come la maggior parte dei romani, e mi fa molto ridere anche lui. Ma soprattutto è una persona vera, cioè ti dice sempre le cose in faccia e io l'apprezzo molto. Cioè. Stefano Bossi. Stefano Bossi, serio. Secondo me è un gran lavoratore, sia in campo, in palestra, però sa anche, cioè, ci divertiamo molto assieme anche dopo le partite, così mi trovo bene con lui. Ultimi due, mi sa che abbiamo finito con la squadra, sì? Ecco, Andrea. Renzi secondo me è molto intelligente, perché a parte, vabbè, la cultura che ha, che secondo me sa molte cose, però non ha fatto mai pesare anche il fatto di essere magari aver fatto un europeo, e quindi è anche umile. Non se la tira, ha detto. No, è molto bravo, infatti mi trovo molto bene con lui, è un mio amico, e gli voglio tra virgolette bene, dai. Flavio Priulla e Lino Lardo.
sono due allenatori che cercano sempre di darci sia motivazioni, sia di metterci in campo, cercano sempre di metterci in campo nella maniera migliore possibile, cioè ci preparano al meglio le partite e magari vogliono più un passo avanti da parte nostra, nel senso di metterci qualcosa di nostro in più in campo, piuttosto che darci già la pappa pronta. Quindi ci danno magari gli input e poi vogliono magari che noi in campo facciamo, rielaboriamo quello che loro ci dicono. Lasciano sperimentare. Sì, anche però rispettando quello, gli input che ci danno e le cose che preparano durante settimana. Proprio Flavio Priulla è destinato tutte le settimane a fare per noi una rubrica che è quella di Pallacanestro Trapani versus. Questa settimana ci presenta Forlì. Goal. Basket. Forlì sicuramente è una squadra che sta bene in questo momento, sta attraversando un periodo di forme e di risultati importante, ha vinto in casa con Napoli una partita decisiva perché gli ha permesso di agganciare il terzo ultimo posto e quindi di rientrare in corsa per la salvezza. È una squadra che secondo me ha fatto per la disponibilità e le qualità che ha fatto sicuramente un buonissimo campionato, è stata anche sfortunata in un paio di partite e poteva avere qualche punto in più. Ha degli americani, i due americani sono sicuramente due punti di riferimento, soprattutto Kane che sicuramente, se non il migliore americano, uno dei migliori americani del campionato, è un lungo, ottimo rimbalzista, produce tantissimo. Poi hanno Ferguson e può giocare sia da uno che da due, ed è un ottimo tiratore, è un giocatore che gli sta dando molto equilibrio, forse sicuramente anzi di più rispetto all'inizio del campionato. E poi ha una serie di giocatori come Saccaggi, Sergio, Basile, Crow e Leandonio, che sono sicuramente giocatori che sanno giocare a pallacanestro, hanno grande personalità e sanno portare un buonissimo contributo alla loro squadra. Rientriamo sempre con Lorenzo, sempre dal Palauriga, sempre qui con il mini basket alle nostre spalle. Lorenzo, Flavio ci ha presentato Forlì. Prima di arrivare ad analizzare la partita di domenica, accogliamo l'occasione per invitare tutti alle 18 qui al Palauriga a seguire i nostri ragazzi, che l'ultima immagine che si ha appunto nella mente è la partita contro Torino, quindi un accenno a quella partita, Lorenzo. Una super partita, io non ho mai vissuto una partita così in tutta la mia vita, perché è stata proprio, secondo me, da pubblicità dello sport, perché cioè, rientrare in partita per due volte con quei canestri di Rob all'ultimo secondo contro una squadra che secondo me è la più forte del campionato, secondo me può fare appassionare qualunque tifoso, anche chi non ha mai visto una partita di pallacanestro. Quindi invitiamo tutti a tornare, perché contro Forlì ci servirà l'aiuto del pubblico, sicuramente. Quindi. La chiamata da casa, no, l'aiuto del pubblico. L'aiuto del pubblico basta, poi... Poi tocca a voi. Per il resto tocca a noi dare il massimo e secondo me se diamo il massimo possiamo giocarcela con tutte le squadre del campionato. A proposito di questo campionato, adesso che si è fatto da poco appunto il giro di boa, una linea si può grosso modo tracciare, possiamo ricavare alcune informazioni. Uno, che non è un campionato molto prevedibile, eccetto insomma le prime posizioni, il resto ancora è tutto da scrivere. Sì, assolutamente, c'è la prima in classifica che è Trento, che secondo me sulla carta non è magari tra le più forti, però gioca veramente bene assieme, in casa si fa rispettare. Poi c'è sicuramente, secondo me, Torino sulla carta la più forte ed è quella che fa più paura di tutte alla fine. Però noi abbiamo dimostrato che giocando di squadra e mettendoci, dando l'anima in campo, si può vincere anche contro Torino e quindi alla fine fai due conti e pensi che te la puoi giocare con tutte fino alla fine. E noi speriamo di arrivare ai playoff e poi là di giocarcela contro tutte. Proprio che il Vin Parker in settimana ha dichiarato che i playoff Trapani assolutamente li può fare e sono alla portata di Trapani. Se abbiamo fatto un attimo un quadro sulle squadre, insomma al giro di boa di questo campionato, Trapani secondo te è cambiata in qualcosa? È migliorata in qualcosa? Beh, sicuramente dall'inizio dell'anno siamo migliorati tanto.
abbiamo magari lasciato qualche punto per strada durante il campionato che potevamo prenderci, però siamo migliorati tanto, soprattutto la mentalità difensiva, il giocare assieme, il non perdere palloni, e secondo me adesso se cominciamo ad avere un rullino di marcia fuori casa più costante ci cominciano a temere tutti, perché in casa è difficile vincere. Domenica c'è tempo di pensare a Forlì, che squadra ti aspetti? Una squadra tosta, sicuramente diversa dalla prima parte di campionato che hanno fatto. Noi abbiamo perso lì a Forlì e quindi vogliamo la vendetta, vogliamo una vendetta e sportiva ovviamente. Però sono sicuramente una squadra che adesso sta giocando bene e quindi è temibile, soprattutto con Kane e vabbè, gli esterni che conosciamo, e quindi non è da sottovalutare minimamente e dovremo dare veramente tutto per vincere. Questo quindi lo potremo sapere soltanto domenica pomeriggio, quindi venite, vi raccomando, qui al Pala Ilio, anzi che non si chiama più Pala Ilio, si chiama Pala Auriga, quindi vi raccomando, il posto è sempre lo stesso e noi vi aspettiamo. Un ultimo giro di, anzi un'ultima domanda a Lorenzo, perché vogliamo conoscere Lorenzo al di fuori del campo. Se si va sul sito della Pallacanestro Trapani, www.pallacanestrotrapani.com, ci sono le schede di tutti i giocatori. E oggi io sono andata su quella di Lorenzo. E, allora, tifi Milan? Sì, Milan fin da piccolo, è un'eredità che ho preso da mio padre. Ovviamente non sono un tifoso accanito, però qualche volta allo stadio ci sono andato e tifo Milan. Ecco, questa 1-0. Trapani, il calcio ti fa simpatia? Certo, non ho mai avuto l'occasione di andarla a vedere, però in città ormai parlano tutti, si può dire, più di calcio che di basket, però un giorno mi piacerebbe anche andare a vedere una partita. E poi la commentiamo insieme. Magari, dai, sarebbe bello. Poi cos'è che piace a Lorenzo? Se dovessi descriverti? Ma a me piace viaggiare, è una cosa che mia madre mi ha sempre instillato fin da piccolo e mi piacerebbe girare un po' tutto il mondo. Camminare, fare passeggiate, soprattutto in città preferisco andare a piedi, tipo qua a Trapani ovviamente non vado in macchina, però anche perché è piccola riesco a godermi ogni via, ogni sobborgo, e mi piace molto anche il contatto con la gente, andare nei posti che magari non ho frequentato, nei bar, è molto bello. Il tuo posto preferito? Di Trapani? Sì. Mi piace molto la Torre di Ligny, andare fin lì quando c'è bel tempo, vedere magari il mare, le isole, molto, molto bello. C'è una cosa di Trapani che veramente ti piace moltissimo? Il tempo e sicuramente il mare. Io essendo di Milano non ce l'ho il mare, quindi, quindi mi manca ed è bello sentire soprattutto il profumo, molto bello. Mi piace. Beh, quello è una cosa veramente di cui noi non ci pregiamo abbastanza, perché veramente svegliarsi al mattino con l'odore di salsedine è uno di quei privilegi rari. Sì, è proprio bello, a me piace, soprattutto quando c'è bel tempo. È una cosa che ho apprezzato durante questi mesi qua a Trapani e spero di apprezzarla ancora, soprattutto quando comincia a fare caldo, magari andare al mare il prima possibile, dai. Lorenzo, guarda, il tempo è volato, quindi non ci resta che fare proprio un'ultima considerazione. Finora cosa ti ha dato questa esperienza? Mi ha dato grandi soddisfazioni, nel senso che secondo me abbiamo fatto una buona parte di campionato. Personalmente non mi accontento, nel senso vorrei trovare sempre più spazio nella squadra, allenandomi sempre di più, sempre meglio. Questa parte di campionato mi ha fatto capire che secondo me se ci alleniamo bene possiamo arrivare veramente in là in campionato
e anch'io posso dare una mano alla squadra e migliorare ancora. E quindi sono molto contento di questa esperienza fino ad adesso. E anche Lino Lardo se ne è accorto, perché di partita in partita vi dà sempre più spazio e voi, come al solito, rispondete presente. È finita questa decima puntata di Eagle Basket. Ricordo l'appuntamento domenica in casa contro Forlì. Contro Forlì è un appello a tutti i tifosi, ma anche non. Venite numerosi al palazzetto e supportateci, perché ci serve veramente tutto l'aiuto del pubblico possibile. E niente, noi daremo tutto in campo e speriamo nella vostra presenza al palazzetto. È stato perfetto, siamo veramente in chiusura. Io ringrazio con un bacio Gianluca Tartamella ed Andrea Franco per tutto il loro lavoro. Ringrazio Lorenzo Bartoli e mi sa che ti tocca anche a te dire Gol Basket. Gol Basket. Ciao. Ciao. Afraid of no good.